Gianni Morandi commosso a Domenica Live, il ricordo per Lucio Dalla. Domenica Live, Gianni Morandi con gli occhi lucidi ricorda Lucio Dalla. A Domenica Live uno dei protagonisti delle D'Urso interviste è stato Gianni Morandi, che ha ricordato tra le altre cose anche la sua amicizia con Lucio Dalla. La conduttrice di Napoletana ha introdotto il suo ospite affermando che lo conosceva da più di 40 anni, quando lei ancora aveva 18 anni. Barbara ha poi mandato in onda un video tributo con i maggiori successi di Morandi, tra cui Fatti mandare dalla mamma o Andavo a 100 all'ora. Inoltre, Domenica Live ha voluto mostrare anche tutti i duetti che Gianni ha fatto nella sua lunga carriera, tra cui appunto quello fatto con lo scomparso Lucio Dalla. Morandi e Barbara D'Urso hanno quindi ricordato che l'ultima apparizione in televisione di Lucio è stata fatta a Sanremo proprio grazie alla volontà di Gianni Morandi. All'epoca infatti era conduttore del Festival di Sanremo, e come ha sottolineato da Barbara D'Urso, lo aveva quasi obbligato a venire sul palco dell'Ariston, in quanto Dalla non voleva farsi vedere in TV, tantomeno prendere parte alla gara canora. In seguito a quella bellissima esperienza, i due non si erano più rivisti, e soltanto a distanza di 15 giorni, Gianni aveva avuto la triste notizia della morte dell'amico da Ballandi, che conosceva benissimo la condizione di salute di Lucio Dalla. Gianni Morandi e il ricordo di Lucio Dalla a Domenica Live. Gianni Morandi visibilmente commosso a Domenica Live dopo aver ricordato la scomparsa di Lucio Dalla si è comunque ripreso, anche grazie a tutti i servizi simpatici che Barbara D'Urso ha voluto fargli vedere. A salutarlo per primo attraverso un video messaggio è stata la sua amica Maria Grazia, con cui il conduttore va sempre a correre nei momenti liberi. Gianni ha rivelato che insieme durante la settimana percorrono a piedi dai 40 ai 50 km. Inoltre, a fargli una sorpresa ci ha pensato anche l'amministratore del fan club ufficiale di Gianni Morandi, la quale sempre attraverso un video messaggio ha voluto riferirgli che era un grande e che era un suo grande desiderio incontrarlo. Infine, protagonista dell'intervista è stata ovviamente la moglie di Gianni, ovvero Anna, senza la quale come tutti sappiamo il cantante non potrebbe essere così social come lo è attualmente. Morandi ha quindi ricordato come si erano incontrati e come inizialmente lei, restia per quel nuovo rapporto, gli aveva dato un suo numero telefonico sbagliato. La conduttrice del programma ha sottolineato infine quanto fosse bella Anna, che nel frattempo aspettava il marito dietro le quinte.